Pedara, da oltre 3 settimane, è la capitale della mobilità sostenibile. In forma sperimentale sono attive Bicipus e Pedibus, 2 delle 3 sezioni del progetto Lo Sport, una meravigliosa palestra di valori, finanziato dal MIUR e che ha nella sua struttura organizzativa l'IPSEOA di Catania, istituto professionale di Stato per i servizi enogastronomici dell'ospitalità alberghiera Carlo Wojtyla, nelle vesti di scuola capofila, e le partnership operative dell'ente di promozione sportiva XAIN e dell'Università di Catania. Oggi finalmente tutto questo si realizza con il contributo ovviamente del Pennisi di Pedara, ma soprattutto il ringraziamento va a questi ragazzini, questi alunni della scuola che hanno subito aderito al progetto, alle famiglie, all'amministrazione comunale che ha dato piena disponibilità e soprattutto sostegno e contributo alla riuscita di questo progetto. Il progetto Pedibus si rivolge agli alunni di scuola primaria delle classi terze, quarte e quinte dei plessi Faro e Pennisi, mentre il Bicibus si rivolge agli alunni di scuola secondaria delle classi seconda e terze, un vantaggio per le famiglie che hanno accolto con entusiasmo l'originalità del progetto. L'obiettivo è proprio questo, far innamorare sempre più i nostri ragazzi della possibilità non solo di una camminata e passeggiata sostenibile, in questo caso fatto con le bici, ma far scoprire che ci sono mezzi alternativi. Purtroppo spesso e volentieri si tende noi genitori a accompagnare i nostri figli fino quasi all'interno della scuola, così invece cerchiamo di ridurre la presenza delle macchine proprio nella vicinanza delle scuole e dare la possibilità ai ragazzi di divertirsi, far riscoprire le nostre strade e far scoprire che ci sono altre possibilità sostenibili di poter permettere di raggiungere la scuola. Piazza del Popolo si trasforma ogni mattina in un'arena di sport, con tanti bambini pedaresi che, oltre a vivere un'esperienza unica, stanno scoprendo luoghi del comune Otteneo che difficilmente in auto riescono a raggiungere. I ragazzini, anche e soprattutto quelli delle scuole elementari che faranno il pedibus e quindi andranno a piedi a scuola partendo dalla piazza centrale, Piazza del Popolo, andranno alla riscoperta del nostro territorio, quindi impareranno anche le strade, altri percorsi che solitamente fanno con l'auto o con la mamma e il papà e quindi magari non conoscono visivamente. Fondamentale per lo sviluppo del progetto in fase di preparazione, senz'altro, l'apporto della scuola e del personale. A me costa l'obbligo di ringraziare l'alberghiero di Catania, l'amministrazione comunale, l'Oxign nella persona di Salvo Spinella e tutti i docenti, il comitato dei genitori che in questi mesi si sono spesi per l'organizzazione e poi per la realizzazione di questa attività che sono sicuro sarà un gran successo per tutta la comunità pedarese.